Cattelan. Devo stare attento perché in questi giorni sto continuando a switchare tra Cattelan. Stasera c'è Cattelan, è sempre benvenuti a una nuova puntata, quindi a volte mi si incrociano le cose. Grazie mille a chi ci sta già mandando messaggi. Allora, grazie a tutti per ieri sera, la prima puntata è andata benissimo. Una ragazza ha detto: bene, ieri alla fine, quando sono andati i 5 minuti di pubblicità, volevo resistere, mi sono addormentato durante la pubblicità. L'importante è che tu abbia tenuto la TV accesa. Sì. Se vi addormentate così, a me va bene, tanto poi recuperate tutto online. Però bene, bene, bene. Insomma, ieri la grande star della serata è stato Antonio Cassano, che, come si dice tra, non so se è un gergo, che ha dato il bianco, come si suol dire, cioè ha proprio dato il bianco alle pareti, è arrivato, ha ravvivato tutta la serata, tutti i ragazzi della Bobo TV, Emanuela Fanelli, insomma è stata una bella puntata. Stasera ce n'è un'altra con il Vate Fabio Caressa. Sì. Che questa è una cosa che secondo me interessa tanto a Walter. Walt T. Sì. Con il Vate Fabio Caressa, vabbè, lui ovviamente personaggio televisivo incredibile, ma lui va fortissimo anche su internet, sul web. Certo, su YouTube, fa un canale seguitissimo. Fa tutti questi video su YouTube, su Instagram, eccetera, dove fa le sfide tra i calciatori, mette in sfida due calciatori e li valuta per alcuni punti comuni, colpo di testa, tiro, dribbling, eccetera, eccetera. Stasera con Fabio facciamo la stessa cosa, facciamo la tabella e mettiamo in conflitto sua moglie e Bergomi. Bello. E vediamo chi vuole più bene tra sua moglie e Bergomi. Quindi mettiamo, non so, senso dell'umorismo. Bello. Bello. Profumo, piedi freddi, quando si va a letto insieme. Avranno dormito insieme, Caressa e Bergomi. Sì. Quindi facciamo la sfida tra lui e sua moglie e poi c'è Ariete. Bellissimo. Questa sera, che è super simpatica, sì, super, super carina. E cantiamo Borraccia. Abbiamo forse una nuova hit da farvi sentire. Ma concentriamoci su di oggi, ragazzi. Allora, noi siamo per fortuna belli rilassati, come tutti i mercoledì, perché la star dello show del mercoledì è la dottoressa Stefania Andreoli, che sta per fare il suo trionfale ingresso in studio. Quindi se avete domande per lei, 347 342 5220, ma vedo dai messaggi che già ce ne sono. Diretta @dj.it è il nostro indirizzo mail. Cassano, stavo morendo. Cassano ieri ha fatto un video che in teoria doveva essere, facciamo un video che addolcisce la querelle con Cristiano Ronaldo. Sai che lui e Cristiano Ronaldo hanno avuto un battibecco perché lui lo critica sempre. Cristiano Ronaldo una volta gli ha mandato un messaggio dicendo: oh, hai rotto le palle. Dicevo, mandiamo un messaggio così che stempera la situazione, comunque siete due campioni, poi Cristiano Ronaldo campionissimo. Lui ha fatto un messaggio che è finito con: mi sembri Toto Cotugno. Vabbè, Cassano, un mito, un mito.